Oltre 15 kg di hashish suddivisa in 15 confezioni da 1 kg contenenti 10 panetti ciascuno, 1 kg e mezzo di marijuana per un valore sul mercato di oltre 60.000 euro, 3 le persone arrestate, due di etnia rom con piccoli precedenti penali e un italiano, un commerciante di Martinsicuro incensurato. Questi i numeri di una importante operazione antidroga portata a termine nel weekend dai carabinieri tra Alba Adriatica e Martinsicuro. Sono di fatto tre incensurati perché i due cittadini italiani di etnia Roma hanno piccolissimi precedenti penali di reati contro il patrimonio. E invece il commerciante di Martinsicuro è completamente incensurato. E questa è una cosa che ci ha un pochettino sorpreso perché il servizio andava avanti. Da circa un mese e mezzo, erano un paio di settimane che attenzionavamo questi personaggi. Con i vecchi metodi investigativi, cioè senza intercettazioni. Quando abbiamo notato una macchina depositare all'interno di un'abitazione di questo incensurato, questo commerciante di Martinsicuro, della sostanza che sembrava stupefacente. L'immediata perquisizione all'interno dell'abitazione ci ha permesso di rinvenire. 11 kg e 700 grammi di hashish e successivamente di metterci alla ricerca di quelli che erano coloro i quali avevano portato questa sostanza, che poi sono stati individuati in due cittadini italiani di etnia Rom, localizzati, arrestati e a seguito della perquisizione a casa loro trovati altri circa 3 chili di sostanza stupefacente, parte hashish e parte marijuana. Il commerciante che ruolo aveva? Il commerciale di fatto aveva un ruolo di semplice deposito della sostanza stupefacente. Forse avevano avuto, presumo, contezza di, del fatto che c'erano dei movimenti di forze di polizia sul territorio e quindi volevano mantenere in stand-by la, eh, la, la droga prima di commercializzarla. Indagini ancora in corso, potrebbero esserci altre persone coinvolte? Questo lo stiamo accertando. Eh, diciamo che eh, quello che ci interessava in questo momento storico è stroncare sul nascere la situazione. È conclusa sotto questo aspetto, cioè il cerchio è stato chiuso. È chiaro che se dovessero emergere ulteriori investigazioni, eh, immediatamente ci metteremo alle, alla ricerca di chi sono gli autori dei reati. Sequestrati inoltre 1.500 euro in contanti.